Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Lo so, è strano vedermi al giovedì perché adesso pubblico solo a martedì e sabato, ma oggi è un'eccezione perché voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto a ottobre, che in totale sono 7. Allora, parto con il primo, che è la montagna nel lago di Jacopo De Michelis. Ed è lo stesso autore di La Stazione, e dietro c'è scritto: un'isola fuori dal mondo, un delitto che affonda le sue radici nell'ora più cupa della nostra storia. Un uomo ingaggia una corsa contro il tempo per salvare il padre da un'accusa di omicidio. Ma come trovare il colpevole quando nessuno è innocente? Dietro, non so se lo vedete, ma c'è una rosa e al suo interno è fatto così ed è ambientato al lago di Zio, sulle sponde del lago di Zio. Comunque, questo qui è Edito Giunti. Poi ho qui Da qualche parte al di là del mare, che è il seguito della casa sul mare celeste di Clun. Questo qui. Allora, io devo ancora leggere La casa sul mare celeste. Non so se riesco a leggerlo in questi mesi prima del fine del 2024. Nel caso lo leggerò inizi del 2025. E qui c'è scritto: una casa magica, un passato pieno di segreti, un'udienza che potrebbe cambiare tutto. Una potente storia di resistenza, un racconto pieno d'amore su quanto sia difficile lottare per avere la vita che si desidera e su quanto costi continuare a viverla. Edito dalla Mondadori. Poi ho qui il terzo libro che è uscito di questa autrice. Premetto, non sono collegati tra di loro, però questo è la sua terza uscita. E sto parlando di Alessandra Benedict con Quattro delitti prima di mezzanotte. Questo qui. Ed è la stessa autrice di A cena con l'assassino, che ho letto e mi è piaciuto, e In treno con l'assassino. E sono anche molto curiosa di leggere questo qui. E qui c'è scritto: un altro Natale da brividi, che il gioco abbia inizio. Edito dalla Newton Compton. Poi ho qua Wicked di Gregory Maguire, questo qui. La copertina mi piace un sacco e di lato è fatto così. Queste pagine colorate, penso che si chiamano Edge, qualcosa del genere. Correggetemi se sbaglio. E qui c'è scritto: e se nessuno ci avesse raccontato tutta la storia, quando la additano come la strega cattiva, Elphaba prende il destino nelle sue mani. Per definizione, il male si nasconde. Comunque, questo edito dalla Mondadori. Poi gli ultimi tre ho qui. Il primo di una saga. Non mi ricordo se sono tre o quattro, comunque fa parte il primo di una saga, e qui è questo qui: Amore e segreti al Pumpkin Spice Café. Un caffè latte speziato può cambiare la vita, di Lori Gilmore, edito dalla Newton Compton. E qui c'è scritto: benvenuti a Dream Harbor. Questa è la stagione per innamorarsi. Quando Jenny riceve in eredità dalla zia l'amato Pumpkin Spice Café a Dream Harbor, decide di cogliere al volo l'occasione di costruirsi un nuovo inizio lontano dal noioso lavoro ufficio. Tutti nella cittadina sembrano conquistati dal buon umore di Jenny
e dal suo strepitoso caffè latte speziato, tutti eccetto Logan, uno scontroso contadino che detesta le pettegolezze e preferisce stare da solo. Comunque, questo qui, e sia all'inizio che alla fine, è fatto così. Con queste zucche foglie e di lato è fatto qua di arancione. Poi ho qui il bandolo della matassa di Maria G. Giuliani, edito dalla You Can Print, è uscito questo qua. E sono molto curiosa di leggerlo ed è ambientato a Varese e c'è scritto: dopo l'identificazione del serial killer delle tre vittime trovate in Lombardia, anche grazie a Carolina Marconi, criminologa ed ex agente dell'FBI, ora torna a Varese, sulla ci sua città natale, l'indagine si amplia. Sono molto curiosa di leggerlo. E l'ultimo che vi mostro è lui, Il lamento di Sally, di Mary Mancusi, fa parte della collana dei giunti a Twisted Tale. E se fosse stata Sally a trovare la città di Natale, comunque lui, fatto così. Cosa sarebbe accaduto se Sally avesse scoperto che oltre alla città di Halloween esiste altri luoghi da esplorare? Comunque, con questo concludo il video. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.